Allora, se siamo pronti, buonasera a tutti. Io sono Massimo Lupi, attuale organizer del meetup Ville di Cicale 256 di Latina. Questa assemblea è stata voluta per portare a conoscenza di chi non lo sapesse che il 29 agosto c'è stato un invito fatto a noi consiglieri del Comune di Pomezia per farci aiutare, diciamo così, nel processo di integrazione tra i meetup di Latina e arrivare a un regolamento per le prossime amministrative. Dunque, loro hanno fatto questa proposta, accettata, e ci siamo promessi di emendarla, cercare di migliorarla. Quindi questa sera vorremmo rendervi partecipi di queste proposte, di quella base di Pomezia, di quella che il nostro meetup in comunione, diciamo, insieme all'altro del Latina 5 Stelle in Movimento abbiamo portato avanti cercando di appunto migliorarla. E niente, l'obiettivo è sentire anche il parere degli altri meetup su questa proposta e valutarne anche altre per cercare di arrivare alle prossime amministrative con un regolamento comune. Quindi, prima di tutto iniziamo con la nomina di un moderatore, non so se c'è qualcuno disponibile. Tu, Cinzia? Perché no? Va bene, la voce un po' bassa, mi chiedo venia. Vuoi venire qui? O ti diamo un micro? Ma è lì dove? A me. Mi chiedo i nomi se eventualmente non mi ricordassi. È prevista anche la presentazione e la discussione per una commissione elettorale, cioè un organo che possa vigilare su quelle che, se verrà approvato questo regolamento, saranno tutte le procedure delle votazioni interne per la nomina dei candidati. Insomma. Allora, io inizierei con la lettura della proposta di Pomezia, va bene? Sì, quella base. Sì, sì. Grazie. E poi Gaetano ci illustrerà su quella emendata da noi. Allora, la proposta di Pomezia. Allora, la proposta di Pomezia, la lettura. Il portavoce, chi può dare la disponibilità? Tutti coloro che sono iscritti al Meetup continuativamente da almeno 2 anni consecutivi dal 30/10/2014. I meetup nuovi devono chiaramente fare una dichiarazione in base a questo requisito. Tutti coloro che daranno la disponibilità dovranno altresì darla obbligatoriamente e successivamente anche per la carica di consiglieri comunali. I candidati portavoce dovranno dichiarare di poter rispettare tutte le condizioni poste per la certificazione della lista, residenza, incensurato, eccetera, eccetera. Chiunque avrà offerto la disponibilità a quale portavoce automaticamente avrà dato anche la disponibilità per la futura candidatura a consigliere comunale. Il portavoce è l'unico che potrà parlare a nome del gruppo. Come si elegge? Si elegge per votazione in votazione fisica tra tutti gli iscritti di un meetup al 30 maggio 2015. Questa è la data che coincide con le dimissioni e la caduta dell'amministrazione locale. 2 preferenze per ogni votante e 2 tra i 5 più votati dovranno consegnare la documentazione utile alla certificazione della lista. La scelta tra i 5 sarà effettuata con votazione non virtuale dai residenti della provincia di Latina, maggiorenni, attraverso dei banchetti in piazza per 2-3 giornate.
Successivamente, formata la lista elettorale, il portavoce sarà il candidato sindaco. I gruppi di lavoro e coordinatori o tavoli, eccetera, eccetera. Chi vorrà candidarsi dovrà scegliere almeno un gruppo da qui alle elezioni e lavorare fattivamente. Il gruppo sceglierà in autonomia il coordinatore e vice tramite votazioni alla prima riunione utile. Ogni riunione tratterà solo ed esclusivamente i temi inerenti al territorio di Latina e provincia. Ogni riunione sarà nominato un moderatore e qualora il coordinatore e vice siano assenti. Le riunioni saranno fisiche e in necessità anche virtuali. Qualora ci sia disaccordo su alcuni temi, la maggioranza relativa dei presenti alla riunione stabilirà la decisione finale. Le decisioni assunte potranno essere modificate esclusivamente con il consenso del 75% dei partecipanti alla prima assemblea generale utile. Poi non so se è il caso di legge, c'erano altre proposte per quanto riguarda un sito unico per lavorare, piattaforme, forse non è il caso di affrontarle in questo momento. Magari lo mettiamo, lo diffondiamo così online, anzi questa la messa sul gruppo. È stata caricata su Meetup e la pagina Facebook. Quindi la, dico che la proposta è disponibile. Sì, sì, la proposta è pubblicata interamente. Allora, l'Assemblea Generale. Periodicamente dovrà riunirsi l'Assemblea Generale e ha principalmente lo scopo di realizzare il programma elettorale su proposte dei tavoli di lavoro, dei gruppi di lavoro. Le riunioni saranno solo fisiche. Qualora ci sia disaccordo su alcuni temi, la maggioranza relativa dei presenti stabilirà la decisione finale. Consiglieri comunali. Potranno far dare la disponibilità a consiglieri comunali tutti gli iscritti ai Meetup al 35/2015. I candidati consiglieri dovranno dichiarare di poter rispettare tutte le condizioni poste per la certificazione della lista. Come si eleggono? Votazione fisica tra tutti gli iscritti al Meetup al 30 maggio 2015, residenti in provincia di Latina. Provincia, non comune, perché qualcuno ha sollevato il problema. Due preferenze per ogni votante. I più votati formeranno la lista. Qualora necessario, saranno esclusi a scalare gli eccedenti le quote rosa. Gli eccedenti le quote rosa. Qualora vengono dei pareggi per le ultime posizioni, sarà rifatta nuova votazione solo per queste ultime. Qualora uno della futura lista non potrà accedere per mancanza dei requisiti, accederà al successivo. Se non ci sarà un numero sufficiente per formare la lista, ognuno potrà proporre un nome che dovrà essere rivotato da tutti gli iscritti al Meetup, sempre a 35/2015, come già descritto. I più votati completeranno la lista. Questa è la proposta di Pomezia, molto semplice, molto senza troppi paletti o limiti. Noi l'abbiamo un attimino rivista insieme all'altro Meetup, è uscita fuori una proposta nostra, che magari adesso ci leggerà Gaetano, e poi sentiamo i pareri posti. Può venire? Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Gaetano Bersani e insieme agli altri membri dello staff abbiamo partecipato a degli incontri congiunti insieme al Meetup 5 Stelle Latina in Movimento per andare un pochettino a rivedere quella che era la proposta di Pomezia, chiaramente, e cercare di capire se potevamo adattarla e integrarla ulteriormente. E quindi cerco insomma di andare ad evidenziare solo quelle che sono le modifiche e integrazioni senza andare a rileggerla tutta. E, per quanto riguarda il portavoce, abbiamo integrato come requisito di candidabilità il fatto che
I candidati dovranno aver maturato almeno 60 presenze tra meetup, banchetti, attività sul territorio, gruppi tematici nei 36 mesi precedenti la data del 3 settembre. Il 3 settembre era la data in cui praticamente c'era stata fatta la proposta da parte dei consiglieri di Pomezia, quindi una data di riferimento. Quindi rispetto alla proposta di Pomezia che diceva semplicemente possono dare disponibilità agli iscritti ai meetup prima del 30 settembre 2012, abbiamo aggiunto anche il requisito sulla partecipazione per dare, diciamo, un valore un pochettino, un'importanza maggiore visto il ruolo che dovrà andare a ricoprire il capolista, il candidato portavoce. E per quanto riguarda come si elegge, quindi la proposta di Pomezia diceva votazione fisica fra tutti gli aventi diritto al voto iscritti a Meetup al 30 maggio. E dai vari incontri che abbiamo fatto non siamo riusciti, diciamo, a reintegrare, definire, rivedere tutti i punti. Questo l'abbiamo mantenuto per il momento, cioè non abbiamo avuto modo di discuterne, quindi l'abbiamo mantenuto tale. Però abbiamo aggiunto una parte che è quella relativa alla votazione, cioè per essere ammesso alla fase successiva il candidato dovrà ottenere un numero di voti pari al 10% dei votanti, cioè una sorta di quorum che serve in qualche modo a fare in modo che se il numero di votanti specialmente sono pochi non si rischi, insomma, di far passare alla fase successiva, quella della votazione in piazza, anche magari persone che hanno avuto due, tre, pochi voti. Quindi cercare comunque di rapportare il numero di voti al numero dei votanti, insomma. E per quanto riguarda la fase 2, cioè i 5 candidati massimo che passeranno alla fase successiva si presenteranno quindi nella fase 2, hanno diritto di passare alla fase 2 e quindi dovranno consegnare tutta la documentazione e la scelta fra i 5 sarà effettuata con votazione non virtuale dei residenti al comune di Latina maggiorenni, banchetto in piazza. Questa è rimasta tale. Per quanto riguarda i consiglieri, allora, ricordo la promossa di Pomezia che era possono dare disponibilità tutti coloro che sono iscritti a Meetup alla data del 30 maggio 2015. E come per il portavoce abbiamo ritenuto, insomma, anche in questo caso di andare ad inserire il discorso delle presenze e in particolar modo abbiamo inserito abbiamo ritenuto, insomma, un valore, abbiamo ritenuto come valore, diciamo, logico quello delle 20 presenze, quindi i candidati dovranno aver maturato almeno 20 presenze tra meetup, banchetti e attività sul territorio. Per quanto riguarda l'elezione e i requisiti degli aventi diritto al voto sono analoghi a quelli del portavoce, cioè iscritti al meetup al 30 maggio 2015. E poi c'è il discorso, chiaramente non mi ricordo se nella proposta di Pomezia, però mi sembra di sì, c'era anche il discorso delle quote rosa. E dopodiché abbiamo anche inserito il discorso del fatto che se non raggiungiamo il numero sufficiente per formare la lista, secondo i requisiti, appunto, che ci sono scritti, abbiamo appunto introdotto il fatto di poter ridurre il numero di presenze richieste per la candidatura, prima a 10, poi a 5, sempre mantenendo la data di iscrizione al 30 maggio. Quindi requisito iniziale sarebbero 20 presenze
E nel momento in cui non si riuscisse a raggiungere il numero per poter presentare la lista, si potrebbe valutare la riduzione del numero di presenze. Dopodiché, vabbè, c'è il discorso dei gruppi tematici che dovrebbero appunto lavorare sul programma partecipato, ma questo fondamentalmente non è stato modificato, se non appunto i tavoli di lavoro sono già partiti. E la logica che ci siamo dati per definire questi tavoli di lavoro è stato fondamentalmente prendere gli uffici del comune e in qualche modo mapparli su dei tavoli di lavoro, quindi su dei temi specifici che possono essere quello della mobilità. Poi c'è tempo per le domande e per le risposte. Alzare la mano o vi segnate? Vi segnate, scusate, chi vuole intervenire? Scusate un attimo, chi vuole intervenire dal nome si segna e parla dopo. Parla. La correttezza ed educazione. Scusate, potete venire qui che c'è luce, così vi vediamo e vi sentiamo. Prendete il microfono perché stiamo facendo apposta una ripresa, perché anche chi non ci sarà potrà guardare in faccia le persone che hanno parlato e capire quello che hanno detto. Grazie. Scusate. E quindi fondamentalmente ho concluso quella che è praticamente la proposta integrata congiuntamente con l'altro gruppo. E adesso quindi lascerei magari la parola insomma a chi vuole intervenire, sia su eventualmente su alcuni dubbi relativamente a queste due proposte, e poi chiaramente se ce ne sono delle altre. Chi vuole parlare magari si prenota. Sì, c'è Rita. Per cortesia, nome e cognome, così mi facilitate. Sì, per cortesia. Rita. Perfetto. Grazie Rita. Allora, non so se se n'era tenuto conto, mi sembra di ricordare che quando c'è stata la riunione con i consiglieri di Pomezia si era detto che le presenze eventualmente erano da considerarsi, visto che ci sono più meetup sul territorio di Latina, considerando anche quelle di quegli attivisti che prima erano iscritti nell'unico meetup presente. Quindi le 20 presenze, se per quei meetup che magari sono nati a gennaio o a febbraio del 2015, non debbono essere considerati come un chiamarsi fuori dalle eventuali candidature. Era giusto un sottolineare questa cosa, perché magari qualcuno pensa è stato fatto appositamente questo criterio su queste cose qua. Non l'avevate letto, era giusto sottolinearlo. Grazie Rita. Sì, grazie. Qualcun altro? A me. Sì, Francesco. Buonasera, Francesco Serra. Giusto un piccolo, non appunto, ma una mia riflessione. Essendo io notoriamente contrario ai voti multipli, chiedevo se era possibile emendare questo regolamento, o il primo o il secondo, quello che sarà maggiormente votato, o un terzo o un quarto, con la dicitura del doppio voto sì, ma uno riservato per la lista femminile e uno riservato per la lista maschile.
in maniera che abbiamo tutti quanti la possibilità di esprimere un doppio voto, ma per evitare, come potrebbe succedere, che tutti votano le donne e gli uomini rimangono del doppio voto, ma uno su una lista e uno su una lista rosa. E chiedo cortesemente se fosse possibile applicare questo emendamento. Grazie. Velocemente, Ferdinando Tripodi, giusto velocemente, visto che stavo leggendo, conoscevo già, ma stavo leggendo il regolamento del Movimento 5 Stelle Nazionale, che non mi pare Beppe Grillo e il Movimento abbiano cambiato. Io sinceramente in queste proposte in parte le trovo diciamo, condivido in parte. Non sono d'accordo il fatto della partecipazione in tappe di 60 semplicemente per un motivo. Perché il mettere sì sul blog, sul diciamo blog del meetup non ha mai significato automaticamente poi partecipare, perché io ho avuto modo di mettere sì e di leggere di persone che hanno messo sì ma che in realtà non c'erano. Ho avuto modo di, no, è la verità. No. Per cortesia. Allora io ho avuto modo di poterlo. Sì, adesso. Tanto avrà modo di parlare anche lei, credo, no? Quindi, ho avuto modo di vederlo sia alle alle nazionali, sia alle elezioni europee, quando mi ricordo un caso particolare, ci eravamo riuniti per segnalare, all'epoca c'erano i manifesti, no? Quando attaccavano, ok? Le partecipazioni dovevano essere superiori a quelli che in realtà poi invece a metà eravamo. Quindi vanno? Vengono corrette. Questo si sa oggi però, quindi mettere il limite a 60. Poi il limite di tempo di iscrizione, secondo me, è limitato a 2 anni. Perché? Si sente? Sì, no, lo con lui. Ah, ok. No, dico anche il tempo limite di iscrizione limitato a 2 anni, perché ci deve essere? Io sinceramente credo che la nota 4 del regolamento Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo nazionale, che tra l'altro io ho avuto modo di mandare un'email, lo dico giusto per dirlo, no? Per, sia al deputato Di Battista che al deputato Fico, e che mi hanno detto che questo regolamento non è cambiato, non dà limite né di tempo di iscrizione né di partecipazione al meetup. Quindi io non stavo criticando, ma stavo semplicemente dicendo, se il regolamento dice una cosa e poi le proposte parlano di altro, è cambiato il Movimento 5 Stelle? Allora, ti rispondo solo per un attimo. Il fatto di cercare un regolamento, nessuno vuole trasgredire le regole del nazionale, ma è per tutelarci da noi sulla zona, cioè creare delle regole dove chi fa parte di una lista sarà una persona conosciuta e attiva qui sul territorio, perché sappiamo benissimo che si può essere segnato una persona qualsiasi oggi e magari tra 6 mesi poter partecipare alla votazione su blog senza che nessuno lo conosce, senza che abbia mai partecipato a nessuna iniziativa. Quindi questo momento serve solo come tutela interna nostra dei meetup di Latina, tutto qua. Nessuno vuole andare contro le regole nazionali. Per quanto riguarda gli RSVP, ti posso dire che automaticamente ogni riunione poi vengono corretti, quindi chi c'è viene depennato, chi non si era segnato viene aggiunto. Può succedere che qualche volta non viene anche fatta, perché io lo faccio. Non so gli altri meetup, io parlo del nostro, lo facciamo, e invito quando magari sono assente anche gli altri fanno. E comunque 256. E comunque sia, c'è sempre un resoconto ogni incontro con l'elenco dei partecipanti, che si può benissimo verificare. Qualcun altro? Francesco. In buona parte ha già risposto Lupi a quello che volevo dire. Chiaramente io penso, noi tutti pensiamo, che questo eventuale regolamento nulla deve contraddire o intracciare il regolamento nazionale del Movimento 5 Stelle.
quello è un regolamento che non si tocca, noi siamo grillini e aderiamo a quel regolamento, per cui se ci fosse, a mio avviso, qualche indicazione diversa, contraria a quello che è il regolamento nazionale, secondo me va aggiustata. Il discorso del regolamento, secondo me, non va visto come ulteriore filtro al regolamento nazionale. Io non la vedo così, onestamente. Il regolamento nazionale, almeno da quello che sappiamo, da quello che leggiamo tutti la stessa cosa, e Grillo l'ha confermata pochi giorni fa dicendo la votazione avverrà via web. Allora, e qui stiamo tutti felici, perché quello che non si è capito molto chiaramente è se andremo a votare dei candidati singoli che potranno candidarsi in virtù del regolamento nazionale. Arriva chiunque, rientra in quelle cose e si candida, e noi così faremo, perché non possiamo fare diversamente. Il dubbio che sorge nelle dichiarazioni di Grillo è se invece si andrà a votare sempre sul web, sempre con chi ha diritto al voto, a una squadra, perché se andate a leggere bene non specifica saranno votati singoli candidati, credo che addirittura porti a pensare saranno votate le varie squadre presentate. Bisogna un attimo riflettere su queste parole di Grillo, non mie. Se si dovesse votare per squadre presentate, solo a mio avviso, per carità, poi ognuno è libero, solo in questo caso dovremmo fare una squadra. Perché chi la fa la squadra? No? La fanno in meetup locali. In questo caso, a mio avviso, dovrebbe intervenire giustamente un regolamento locale, il più condiviso possibile, che permetta di presentare una squadra. Perché per presentare una squadra a livello nazionale non mi sembra di aver letto che ci siano regole. Per cui a livello nazionale la presentazione dei candidati è o singolo candidato, ha i requisiti e si presenta, uno che non abbiamo mai visto, non sappiamo mai chi è, però è scritto e ci dobbiamo stare zitti, perché è il regolamento nazionale che lo prevede. Ma se il regolamento nazionale dovesse dire presentate squadre voi, e questo secondo me potrebbe succedere, perché conoscendo un po' la filosofia del movimento, che dice a Roma ci sono 18 gruppi, perché io amo chiamarli gruppi e non meetup, che non mi piace, a Roma ci sono 18 gruppi, bene, ogni gruppo presenta la propria squadra di candidati, e torno a ripetere, nel qual caso serve il comitato per la votazione, altrimenti non serve ovviamente, poi la squadra più votata sarà anche quella certificata. Cioè secondo me ci stiamo facendo tanti giri, tanti bici che non ci sono, perché prima valgono le regole del movimento. Se il movimento ci chiede una squadra, diamoci un attimo due regole per come votare questa squadra. Scusate se sono stato lungo, grazie. Premetto per cortesia che per rispettare tutti quanti a parlare, 3 minuti. Grazie. Prossimo, Veturia. No, vabbè, la sua risposta ovviamente. Non vuoi intervenire? No. Giambo, Gianluca. Valeria. No. Guarda, no, però vediamo, piano. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse sono Gianluca Bono. Innanzitutto mi voglio scusare per l'intervento mio di prima, perché era fuori luogo. E secondo di poi volevo entrare nel merito, anticipando il fatto, e l'ho anche scritto un po' dappertutto, che per me sarebbe ottimale la massima inclusione, rispettando le regole del portale nazionale, anche perché, come giustamente diceva Francesco Serra, alla fine non sarà fatto nulla in contrasto al regolamento nazionale, e siccome le, tra virgolette, famose comunarie non sono mai state sperimentate in Italia, ma sono state fatte fino adesso le parlamentarie, le europee, sul portale, come diceva lui, come sono svolte. Quindi alla fine io credo che proprio in questo periodo già si staranno dando da fare, perché la situazione che viviamo noi a Latina con la frammentazione dei meetup
si sta verificando un po' in tutti i territori. Uno ad esempio è Trieste. Se poi mettiamo pure che ci sono comuni particolarmente importanti, sia per il fatto che sono capoluoghi di provincia, sia perché come Latina è il secondo comune del Lazio, è ovvio che il Movimento 5 Stelle ci terrà particolarmente, io immagino, a livello nazionale. Quindi io penso che delle due proposte fino ad ora che sono state lette qui o stasera, quella di Pomezia è la più inclusiva e la ritengo di massima buona, ma mi aspetto che, come diceva Francesco, arrivi qualche indicazione più incisiva dal nazionale. Perché però gli RSVP, che sarebbero l'attestato di presenza? Perché si cercava di, immagino, perché non ho fatto parte dei ragazzi che si sono coordinati con l'altro metà per cercare di tirare delle linee, ma queste linee purtroppo hanno portato, secondo me, ad arrivare nella mentalità di alcuni a una sorta di manuale Cincelli 2.0, e non va bene perché il movimento deve essere aperto a tutti. Quindi partendo dalla proposta di Pomezia e sperando che arrivi qualche cosa di più specifico dal nazionale, sarebbe ottimo riuscire ad aprire maggiormente a tutti quelli che vogliono essere o vogliono far parte della futura potenziale possibile, chi lo sa, lista delle amministrative. Però dobbiamo trovare un metodo, perché gli RSVP, per esempio per il 256 di massima si sono controllati, ho fatto l'organizer per 2 anni, andavo a verificare le liste e toglievo i presenti che non erano effettivamente, facevano parte effettivamente delle riunioni, però non possiamo garantirlo per tutti, e do ragione a ragazzi Tripodi, e quindi sfalserebbe il principio di selezione del tutto qui. Grazie, ora tocca a Pasqualino. Buonasera a tutti, sono Pasqualino Pisano, sono del MIDAF di Lodi Cicale. Allora, la prima cosa che volevo dire è che intanto vorrei capire, vorrei fare una domanda un po', diciamo, retorica, nel senso, perché siamo qui? Allora, noi siamo qui perché dobbiamo cercare di far arrivare all'amministrazione comunale di Latina la miglior squadra possibile. Allora, la miglior squadra possibile significa che naturalmente dovrà essere composta da persone che hanno la nostra massima fiducia, ok? E ora che succede? Se una squadra, diciamo, ha un certo affiatamento e riesce ad arrivare, insomma, a collaborare, questa squadra funzionerà. Quindi il senso anche dell'attivismo che sembrano paletti messi per volte per limitare magari possibili aspettative di probabili candidati è un po' questo. Cioè, l'attivismo è alla base del Movimento 5 Stelle. La partecipazione, la condivisione, l'attivismo sono alla base del Movimento 5 Stelle, questo lo potrebbe essere scritto dappertutto, no? Cioè, i cittadini si impegnano in prima persona, non delegano, partecipano alle attività. E questa era un'osservazione per quanto riguarda un po' quelli che potevano sembrare dei paletti messi anche dai nostri amici, diciamo, nel senso consiglieri portavoce di Pomezia, che ci stanno dando una mano, niente di più, cioè sono consigli che ci hanno dato per arrivare ad un'intesa, perché naturalmente elaborare un regolamento tra meetup con divergenze tra gli stessi meetup ed avere invece un ente esterno che giudica e valuta dà una mano in questo percorso. Poi un'altra cosa, io spero che in questo caso i meetup che ci sono non credo sia il caso, insomma, però spesso mi è capitato di vedere anche in giro per la provincia che purtroppo la partecipazione si esaurisce un po', cioè nasce a cavallo della campagna elettorale e si esaurisce appena dopo la campagna elettorale. Quindi io invece mi auspico che coloro che magari non dovessero essere candidati
abbiano lo stesso spirito del periodo della campagna elettorale, cioè che continuino a lavorare per il territorio, aiutino la squadra, aiutino il meetup. Questo è essere 5 Stelle, secondo me, il mio parere, cioè non lavorare esclusivamente per la campagna elettorale, ma rimanere a lavorare sul territorio, cioè continuare a fare proposte, a fare denunce, a incontrare i cittadini, a prescindere da quello che può essere l'impegno, diciamo, da portavoce. E ho finito. Grazie, grazie. Ora tocca a Valeria. Sì. Prego, Valeria. Dire proprio questo, Ferdinando, quando parlavamo di 2 anni, in realtà è stato un paletto che hanno messo loro a Pomezia, proprio da chi la campagna elettorale l'ha fatta e anche con successo, quindi ci ha detto voi non potete pensare di mandare uno a far portavoce che non conosce il territorio, che non vi conosce, che non ha mai lavorato sul territorio, che non ha un'esperienza nel movimento e non potete provare che effettivamente sia una persona del movimento, quindi l'esperienza, la partecipazione è fondamentale, non è che l'abbiamo stabilito noi, hanno loro proprio con la loro esperienza, d'altronde tra l'altro la proposta di venirci in aiuto è partita da loro, non è stata nemmeno una nostra richiesta, noi ci siamo incontrati per parlare di come si amministra un comune e loro stanno girando tutta l'Italia in questo senso, proprio perché fanno, insomma, incontrano vari meetup per spiegare tra l'altro cose anche abbastanza interessanti, insomma, no? Che potrebbero riguardarci, e la richiesta quando ci hanno conosciuto di darci una mano è partita da loro, e quindi quando hanno cominciato a parlare hanno detto per noi l'attivismo, la partecipazione è fondamentale, per questo si sono, è stato chiesto questo paletto dei 2 anni. Grazie Valeria. E Cristiano, prego. Grazie. Allora, scusa, Vetture, vuoi che ti segno? Per parlare. Vedo che se ti segno. Ok, grazie. Grazie, allora io sono dell'opinione che di Fico e di Battista, che hanno ribadito recentemente ad Imola, ma che hanno scritto nella lettera, mi sembra del 19 luglio, ai meetup, per cui i meetup sono una cosa e il Movimento 5 Stelle è un'altra, benché ovviamente ci sia una forte cooperazione tra di loro. Per questo motivo il regolamento del Movimento 5 Stelle non si applica ai meetup, anche perché se Grillo e Casaleggio o chi per loro avesse voluto fare un regolamento per i meetup ha tutte le possibilità di farlo, ma la logica, la filosofia del movimento è proprio quella di lasciare la base molto libera di organizzarsi. Io penso che nel Lazio ci sia un'esperienza di cui abbiamo qui diversi e diverse testimoni di partecipazione dal basso per la creazione delle liste che ha dato eccellenti risultati, quindi io penso che in particolare noi rispetto ad altre regioni dovremmo seguire questo esempio. E poi se magari in futuro arriveranno indicazioni diverse, ovviamente ci si regolerà in modo diverso. Con ciò non voglio dire che non sia giusto aprire la partecipazione a tutti, ma è stato anche riconosciuto sia da Grillo che da Casaleggio che è importante avere un po' più di cautela nella selezione dei candidati, perché come sappiamo anche in Parlamento sono entrate delle persone che poi si sono rivelate poco affini agli ideali del movimento. Allora è solo per questo che ci sono, diciamo così, quei paletti che sono necessari, diciamo così, perché proprio a ridosso delle elezioni in tutta Italia, in tutti i meetup, c'è un aumento della partecipazione, tutti i tipi di elezione, e quindi è ovvio che il movimento debba cautelarsi. La seconda cosa che volevo dire, che mi preoccupa un po', è che come sappiamo, allora, prima cosa volevo chiedere a chi parla, siccome io faccio parte, ho partecipato sia al 256 che al 5 Stelle Latina e Movimento, ma non conosco tutti, chiederei a chi parla, per esempio Fernando? Ferdinando. Ferdinando, non 256, oggi amici di Beppe Grillo. Ok, okay. Era importante per me sapere chi parlava, se è possibile presentare il gruppo a cui, diciamo, da cui viene, a cui appartiene. Io penso che sia importante porsi il problema, perché come sappiamo tutti c'è un meetup abbastanza numeroso che non è voluto essere presente, se non per alcuni, per esempio Marco, so che è qui spontaneamente, a livello individuale non rappresenta certamente la volontà del meetup, e quindi qualsiasi cosa verrà decisa oggi poi dovrà essere, diciamo, messa in dialogo con un'idea effettivamente diversa. Da quello che ho letto, l'idea dell'altro meetup è quella di avere un dialogo sulla costruzione di queste regole necessarie, delle liste, dei criteri,
La mia domanda è, siccome sappiamo che c'era un regolamento di Pomezia che è stato poi emendato dai due meetup, e non capisco perché a questo punto non da tutti i meetup della città ma solo da questi due, ma questo comunque lo lasciamo a parte, perché questo dialogo si è interrotto e perché non può continuare? Perché a me pare che al di là di questa esperienza che verrà risolto, ci sarà la possibilità, che diceva Francesco, di arrivare all'elezione con due liste e poi una passerà. Il che significa che fra tutti gli attivisti di Latina, se tutto va bene, in questo secondo caso, nel comune ce ne saranno solo la metà che saranno attivi. Grazie. Ecco, questa è la mia domanda. Ti risegno, se vuoi. No, va bene così. Ok, grazie. E Bernardo? Bernardo Basso, il 256, è anche iscritto all'altro meetup, 5 sera di Noemi. E, allora vorrei soffermarmi sul senso dell'assemblea, anche Pasqualino l'ha toccato. Queste assemblee sono fatte in ogni parte d'Italia. E ieri, adesso non mi ricordo, forse Albertina lo sa meglio di me, dov'è Albertina? Ieri l'hanno fatta a Salerno? Ecco, Salerno fanno le assemblee, a Milano fanno le assemblee. Non vedo perché a Latina non dobbiamo fare le assemblee, quindi porre come a Gaeta, insomma, sono dinamiche che esistono in ogni parte d'Italia. Quindi mettere ancora in discussione la legittimità di un'assemblea democratica in cui tutti ci si confronta e ognuno può parlare liberamente, anche dicendo scemenze come sicuramente le dirò io. E questa è una risorsa del movimento, è una risorsa di cittadini che aderiscono a un movimento, e non c'è una segreteria di partito che decide invece quali debbano essere i criteri di candidatura, chi deve presentarsi, e soprattutto non mettono come candidati le superstar. Queste cose le fanno i partiti, le fa il PD, che prende un galante che non c'entra assolutamente nulla con la storia del PD. Lo fa AN, che prende Maglietta, che non aveva mai fatto politica perché aveva 1000 voti. Cioè dobbiamo metterci in testa che queste cose le fanno i partiti, perché io in questi mesi ho sentito dire ma io ho 200 voti, io mi porto appresso 1000 voti, tienteli. Queste cose le fanno i partiti, noi dobbiamo essere diversi, almeno questa è la mia idea del movimento, e questa è quello che ho imparato in 4 anni umilmente facendo l'attivista. Ora, detto ciò, quindi l'assemblea è stralegittima, se dovessimo applicare le regole del nazionali asetticamente, Ferdinando, se dovessimo applicare asetticamente le regole nazionali, noi dovremmo ricandidare le persone che si erano candidate qui nel 2011, perché le regole nazionali per quanto riguarda le parlamentarie prevedevano che solo coloro che si erano già candidati nelle amministrative precedenti o comunque in una tornata precedente con una lista Amici di Beppe Grillo, all'epoca non c'era neanche il Movimento 5 Stelle, addirittura a Roma si sono candidati nel 2008, il Movimento non c'era ancora. E ora da quella lista lì abbiamo i Di Battista, le Taverna, le Lombardi, persone che tutti stimiamo, persone che si sono distinte, ma che di certo hanno rispettato una regola che non è stata decisa dai cittadini, è stata decisa da Grillo, da Casaleggio, legittimamente, tutti l'abbiamo accettata. Quindi se noi dobbiamo accettare asetticamente questa regola, dovremo ricandidare le persone che a Latina si sono candidate nel 2011. Ora, dal momento che mi sembrerebbe assurdo, perché a parte che ci sono alcuni di quelli che si sono candidati nel 2011 che adesso non fanno neanche più parte del movimento, e tra l'altro penso che qui di risorse tra i vari meetup non esiste 256, Amici Beppe, tra i vari meetup di cittadini 5 Stelle a Latina io ne conosco tanti e molto validi, quindi non vedo perché dobbiamo ricandidare persone che si sono già candidate nel 2011. E ripeto, applicare asetticamente una regola che chiaramente non può essere applicata asetticamente. Se fanno queste assemblee a Salerno, a Milano, in tutte le parti d'Italia, è proprio per darsi delle regole.
perché la lista che va presentata, e auspichiamo tutti che sia una lista unica, perché sennò il rischio Sardegna o Briglia o tante altre realtà che poi non sono riusciti a presentarsi, è imminente purtroppo questo rischio. Quindi se vogliamo fare questa lista unica dobbiamo per forza di cose partecipare a questa assemblea, non rinchiudersi e dire no perché l'ha scelto quello e l'ha scelto quell'altro, ma chi se ne frega chi l'ha scelto, c'è un'assemblea, partecipiamo tutti quanti, ci guardiamo da cittadini e prendiamo una decisione che sia la migliore per tutti e soprattutto per Latina. Grazie. Spero di non rubare spazio a nessuno, comunque invito la moderatrice, se c'è qualcuno che non ha mai parlato passi avanti, per carità. Io sono un attivista del 256 e di Latina in Movimento fino a pochi giorni fa, perché sono stato espulso, per chi non lo sa. A me non mi interessa né di Latina in Movimento né del 256 né noi con Grillo, io tento di fare l'attivista del Movimento 5 Stelle. Non mi può passare minimamente per il cervello di sposare un gruppo o sposarne un altro. A me, quando sarà e se sarà, mi caccerà Grillo o chi deputato a cacciare dal Movimento 5 Stelle, non certo due persone. Grazie. Allora volevo dire, noi ci dobbiamo opporre tutti come attivisti, più o meno attivisti. Io non sono un attivista, ho 150 metap, sono iscritto da 3 anni, ho partecipato alla fondazione di Latina in Movimento, ma non sono un attivista, sono uno come tutti voi. Noi siamo del Movimento 5 Stelle, che ci siano persone che abbiano idee diverse è positivo, bene. Non abbiamo una filosofia, un pensiero comune. L'importante che non ci sentiamo obbligati, tirati ad avere un atteggiamento, perché così ce l'ha la governance, che noi nel 5 Stelle non dovrebbe esistere, di quel gruppo. Spero di essere stato chiaro in merito. Io continuerò a lavorare a quello che posso fare, ognuno fa quello che può, per il Movimento 5 Stelle, in barba a qualunque giudizio. Poi sarete tutti voi, la platea, a giudicare me, a giudicare tutti e a decidere se per noi non è buono, e giustamente non mi darete nessun voto, io neanche ve lo chiedo, però cortesemente non vorrei neanche, vabbè, adesso esco fuori tema, non mi va di uscire fuori tema, c'è già chi ride. Un'altra piccola, veloce precisazione. Veloce è molto. 5 secondi. In realtà in questa sala ci sono almeno 10 persone che vengono da Latina in Movimento, per cui Latina in Movimento è rappresentata, perché nel Movimento 5 Stelle non ci sono deleghe. Grazie, grazie. Marco, prego. Buonasera a tutti, Marco Ardissoni, faccio parte del Latina in Movimento, sono iscritto anche al 256, ma sono soprattutto un innamorato del Movimento 5 Stelle. Tengo a precisare che io vengo qui per sentire, per ascoltare, non per riferire o per mettere zizzania tra gli altri. Io vengo qui perché voglio capire che cosa ci porta a questa situazione. Io sono un innamorato del Movimento 5 Stelle, fra le altre cose tengo a precisare che io non ho nessuna ambizione elettorale, non mi voglio candidare da nessuna parte, io tengo soprattutto che il Movimento 5 Stelle vada avanti in questa città, il resto non me ne frega niente. Da quello che ho sentito, tutte le cose che ho sentito gli stanno benissimo, e non riesco a capire come si può fare a restare divisi in un momento come questo, in cui tutti quanti siamo pronti a combattere per questa città, e restiamo così a dividerci quello di
il convegno è stato organizzato da quello, il convegno è stato organizzato da quell'altro. A me non me ne frega niente di chi l'ha organizzato, a me interessa sapere, a me interessa conoscere, a me interessa unificare il movimento. Poi se qualcuno non è d'accordo ne pagherà le conseguenze, perché noi dobbiamo andare uniti e avere una lista certificata, e questa è la cosa che più mi interessa. Grazie. Michela, tocca a te. Vieni. Allora, io volevo rispondere a Ferdinando, scusa. Mi ricordo benissimo di te, perché tu ti sei avvicinato, almeno la prima volta che ti ho visto io, ai gazebi delle regionali del 2011 e anche dei nazionali. Forse tu però non hai partecipato abbastanza da sapere che io e altri attivisti in quel periodo partecipavamo ai meetup regionali a Roma, che venivano tenuti proprio da Roberta Lombardi. In quella sede dove c'era Roberta Lombardi, Davide Barillari, gli attuali consiglieri regionali che abbiamo portato e che stanno dimostrando di essere le persone valide, abbiamo stilato tutti i meetup del Lazio, abbiamo stilato delle regole. Le abbiamo stilate incontrandoci in grandi assemblee così, a Roma, con la pioggia, col freddo, e quelle regole erano solo un di più, un filtro aggiuntivo alle regole base che citi tu. Quelle regole che citi tu, quelle sono il minimo, capito? La base. Poi Beppe Grillo non ha detto sulla base non dovete metterci nulla, ha detto io vi do la base, le linee guida, sulle linee guida potete aggiungere quello che secondo voi meetup locali sono le regole per poter selezionare le persone che vi rappresentano meglio. Ancora di più ci cito Fico, perché ero presente a Imola, stavo lì a trascoltarlo a 2 metri, ha fatto un discorso, ha detto i meetup sono come un corpo, se il corpo è sano ci sono gli anticorpi per evitare che virus e batteri si infiltrino e uccidano. Ma uccidono cosa? L'immagine del Movimento 5 Stelle sul territorio, perché se io in lista ci metto l'infiltrato della Camorra, che arriva, se è scritto da 2 mesi al mio meetup perché ha sentito l'odore di elezione, entra e io lo porto in comune, e mi comincia a devastare il comune, quello che è il Movimento 5 Stelle, no? Ho ammazzato il Movimento 5 Stelle a Latina. Chi è l'anticorpo? Chi è l'anticorpo? È il meetup stesso con i suoi componenti che si riuniscono e stabiliscono le regole, perché anche gli antichi linfociti del tuo sistema immunitario, loro hanno delle regole per funzionare. In base a cosa il tuo linfocita dice che questo è un virus e quella è una cellula? In base a cosa? C'ha delle regole di selezione, quindi le regole esistono da che il mondo e l'essere umano si è riunito. Va bene, l'importante è che scriviamo tutti insieme. A mio avviso Pomezia mi piace, perché come diceva anche Gianluca, no? Proprio perché è inclusiva, non mette, perché se ci fai caso, quando Gaetano ha esposto diciamo la seconda proposta, quella mediata sulla base di Pomezia, venivano aggiunti dei paletti di partecipazione, quindi Pomezia è quella più vicina alla tua idea alla fine, che dice allarghiamo le possibilità. Ma. Grazie. Ferdinando. Una cosa in primo luogo. Allora, sempre citando il regolamento nazionale, dove alla parte finale dice che il movimento è al di fuori di legami associativi e partitici senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, eccetera, eccetera, riconoscendo la totalità dei cittadini il ruolo di governo e di indirizzo normalmente attribuito a pochi. Quindi riconosce al cittadino, a chiunque si riconosce nelle regole del Movimento 5 Stelle di poterne fare parte e poi anche di potersi candidare, no, a tutto ciò. Ricordo anch'io Michela, la conosco molto bene. Io quello che io non sono d'accordo non sono le... Devo guardare? No, io non parlo. Ah, okay. Guardo, okay. No, io quello che non sono d'accordo non sono le regole, sono i paletti.
perché io credo che se da due anni a questa parte al Movimento 5 Stelle si sono avvicinati persone competenti che conoscono il territorio migliore magari a livello di modi di fare, di essere anche attivi sul territorio, migliori di chi era già iscritto prima del 2005, non vedo perché ci deve essere il paletto che non si debba candidare, prima cosa. Seconda cosa, sono d'accordo sul fatto che bisogna stare attenti, bisogna vigilare, ma voglio anche ricordare a questa assemblea che anche per i tre parlamentari qualcuno diceva sono stato molto attento, ho vigilato, sono i migliori, e poi invece abbiamo visto come sono andate a finire. Credo che tu conosci molto bene l'ex senatrice Simeoni, no? Quindi voglio dire, anche questa mania, quasi fobia psicopatica di vedere il marcio ovunque, la trovo un po' esagerata. Siamo qua, a me fa piacere innanzitutto che ci sia un'assemblea partecipata, questo è proprio è lo spirito secondo me giusto. Riguardo i paletti, Angelo, anch'io sono contrario ai paletti, però ci sono paletti e paletti, perché anche il nazionale mette dei paletti, te ne cito uno. Nel 2013, quando ci furono le prime parlamentari, come ha ricordato Bernardo, nel 2013 il primo paletto dato dal movimento a livello nazionale è che si poteva candidare soltanto chi aveva fatto parte delle liste certificate per amministrative regionali. Quindi quello era un paletto molto alto e Grillo commentò dicendo: voglio dare fiducia ai primi attivisti che comunque sul territorio si sono spesi. E quello fu il primo paletto, che poteva anche non andare bene a tanti. Io ho fatto parte delle amministrative della prima lista certificata della Latina e ho avuto la possibilità di partecipare alle primarie, mi sono iscritto e poi mi sono ritirato per motivi miei. Questo per dirti che i paletti non sono tutti uguali, bisogna stare attenti perché, come ricordava sempre Bernardo, se un meetup, che come ha detto Roberto Fico nella sua lettera, e lo abbiamo vissuto noi, cioè Roberto non dice nulla di quello che ha vissuto lui e di quello che abbiamo vissuto noi nel meetup, se il meetup, lo staff, deve soltanto agevolare il lavoro degli attivisti, consentendo sempre in maniera orizzontale la partecipazione e le iniziative singole, io mi preoccupo quando nasce qualche meetup che invece si struttura come un partito e ha degli organi tipo i provvedimenti oppure impedisce agli attivisti di sapere le attività di altri meetup. Il meetup è orizzontale, sappiamo chi è iscritto a un meetup, sa cosa fanno gli altri meetup. Se voi conoscete la piattaforma, se vi cerca meetup, vi accorgerete che c'è una marea di meetup che lavorano oggi simultaneamente a noi. Ma se io sono 256, ma di questa riunione non mi interessa perché non voglio partecipare, ma voglio partecipare alla meetup di Gaeta che sta organizzando una cosa molto interessante, devo avere la possibilità di andarci, giusto? Perché devo essere tenuto all'oscuro da un meetup che invece pensa di avere lo staff come gerarchia sugli iscritti? Quindi la mia paura è questa. Sintetizzando, i paletti non sono tutti uguali. Lavoriamoci insieme per trovare il filtro migliore. Grazie. Dario. Grazie. Allora io sono sempre iscritto al 256 e anche attivista dei 5 Stelle Latina in Movimento. E però diciamo, non voglio raccontare gli accaduti degli ultimi giorni, però mi sembra che Cristiano volevi sapere che cosa era accaduto. Allora,
siccome io, anche se non sono stato non sono attualmente un co-organizer, però per motivi insomma di logistica mi trovavo ad accompagnare Cinzia, che è un organizer, una co-organizer del 5 Stelle Latina in Movimento. Poi chi vuole aggiungere magari qualcosa che era presente, per quello che posso dire è che il regolamento che stava per essere scritto si è fermato perché non si, allora erano stati scelti i criteri per i candidati sindaci, erano stati scelti i criteri per i consiglieri, dovevano essere ancora sistemati i criteri per i votanti con i vari paletti e anche con un minimo di attivismo che si andava